Buonasera, buonasera dal King Saud University Stadium di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. Tante polemiche per la disputa di questa partita, è la seconda volta che si gioca in Arabia Saudita, l'anno scorso a Jeddah, quest'anno nella capitale Riyadh. È un contratto che la Lega Calcio ha firmato con l'ente dello sport governativo della monarchia assoluta dell'Arabia Saudita, 22 milioni e mezzo di euro. Qualcuno ha polemizzato per la disputa di questa partita in uno stato dove i diritti civili e anche soprattutto la condizione della donna è agli ultimi posti nel mondo, stando ai report delle organizzazioni non governative. Ma questo è il contratto, questo è quanto deciso dalla Lega Calcio. Siamo qui a Riyadh, Giuseppe Bisantis in postazione, Stefano Siani a garantire la parte tecnica per raccontarvi la partita di calcio, la partita che assegna il primo trofeo della stagione, o se volete l'ultimo trofeo del decennio, un decennio che è stato a fortissime tinte bianconere. Tutto è pronto per il calcio d'avvio e adesso ci concentriamo sulla partita di calcio. Vi racconteremo Juventus-Lazio, finale di Supercoppa di Lega. Lulic che va al duello con De Sciglio, lo elude con l'intervento per Lucas Leiva. Lucas Leiva ancora per Ciro Immobile, che tocca il primo pallone della sua partita, lo scambio con Luis Alberto, la conclusione, palla che termina alta sopra la traversa dopo 8 minuti, il primo tiro verso lo specchio della porta è della Lazio. Ancora la formazione laziale al limite dell'area di rigore, prova il tentativo di conclusione ancora con Luis Alberto che cerca uno spiraglio, poi scarica a sinistra per Lulic, lato corto dell'area di rigore, Lulic ancora prova ad accentrarsi, il tocco per Luis Alberto che gira su se stesso, Luis Alberto ancora per Lulic, sempre dal lato corto, va verso il fondo, il giocatore bosniaco che poi rientra con il destro, effettua una cross dall'altra parte, linea piccola, ancora Luis Alberto e la tiro, rete! Vantaggio della Lazio, Luis Alberto, 16° minuto, azione prolungata, piatto di Luis Alberto al limite dell'area piccola e la mette alle spalle di Szczęsny, azione prolungata di Lulic, sponda indietro per Luis Alberto che già aveva calciato il primo tiro nello specchio, conferma il suo magico stato di forma, esultano tifosi laziali, chi è arrivato da Roma, chi qui dall'Arabia Saudita, e gol al 16° che sblocca la partita, Juventus 0 Lazio 1, la sponda per il colpo di testa di Immobile per Luis Alberto che poi è andato a mettere il pallone dentro nonostante ci fossero ben 6 uomini della Juventus a protezione di Szczęsny, ma la Lazio è riuscita a trovare lo spiraglio giusto. Juventus 0 Lazio 1, Luis Alberto, un'azione insistita, molto bravo Lulic, un po' meno De Sciglio che doveva andare a coprire, parte Dybala, palla che esce di pochissimo a girare Dybala, si tuffa a stracoscia, non c'era arrivato, il pallone è uscito davvero di pochissimo sul palo coperto da stracoscia che poi si è tuffato, ha provato dunque il tiro Dybala. Dunque alla mezz'ora segnaliamo l'azione più pericolosa della Juventus su calcio da fermo, stracoscia la battuta lunga, il pallone che arriva ancora dalle parti di Bonucci, poi è Correa che supera l'avversario, Correa, conclusione, la parata di stracoscia che stava correndo all'indietro per recuperare la posizione, quindi la parata è stata sicuramente difficoltosa perché ha dovuto mettere la mano mentre correva all'indietro sul tiro di Correa, non proprio potentissimo, neanche angolato ma insidiosa verso la situazione in cui si trovava il portiere della Juventus. Ma adesso la partita ha preso quota, pallone che arriva ancora dalle parti di Bentancur, poi Dybala, Dybala entra in area di rigore, ancora Juventus, Higuain il tiro e il pallone termina sul fondo. Siamo quasi al 45°, vedremo se ci sarà recupero, sbaglia la Lazio l'uscita, Matuidi, limite dell'area, non se la sente di tirare, scarica ancora per Ronaldo, gioco di gambe, conclusione, respinta, Dybala, rete, vediamo se la posizione di Dybala è regolare, vediamo se la posizione di Dybala è regolare sul tiro di Ronaldo, la respinta corsa di stracoscia, è arrivato Dybala a porta vuota al 45°, è assegnato, l'arbitro finora ha dato il gol ma ci sarà il consulto al VAR dove operano Mazzoleni e Giacomelli. Gran giocata di Ronaldo che praticamente da fermo si è inventato questo tiro, la respinta corta di stracoscia sul pallone, si è avventato Dybala e ha messo in porta, l'arbitro deve verificare che la condizione di Dybala mi sembra regolare e quindi il gol con tutta probabilità verrà accordato,
proprio al 45esimo minuto. Conclusione di Ronaldo, gol di Dybala, situazione 1-1, esultano dalla panchina della Juve, il gol è convalidato. In effetti mi era parso, visto che la nostra postazione Radio Rai qui al King Saudi University di Riyadh era proprio in linea, perché siamo spostati verso destra dove c'è la porta della Lazio e avevo visto che Dybala era tenuto in gioco da Acerbi, e quindi situazione di parità proprio all'ultimo secondo. Vediamo Cataldi, maglia numero 32, alza il braccio sinistro, poi mette il pallone direttamente in aria, colpo di testa, palla che termina di poco al lato Milinkovic Savic, che ha colpito di testa dalla bandierina di destra, è andato a staccare Milinkovic Savic, l'ha girata, pallone che è terminato di poco al lato, ancora Ronaldo, limite dell'area, Ronaldo la conclusione, pallone che termina di poco fuori sul destro di Ronaldo, che si è alzato all'ultimo momento e dato a lambire l'incrocio dei pali dove Stracoscia aveva indovinato la direzione del tiro, pallone che è terminato di poco alto sopra l'incrocio dei pali di uno Stracoscia che si è tuffato quando probabilmente ormai aveva capito che il pallone non aveva centrato lo specchio della porta. Correa ancora, il tentativo da parte di Correa di intervenire e di mettere il pallone sulla destra per Lazzari, Lazzari va verso il fondo, Lazzari ancora sulla sinistra, pallone deviato al centro, il colpo al volo e il gol della Lazio che si porta in avvantaggio con Lulic, il capitano al 27esimo. Grandissimo gesto tecnico da parte di Lulic sul pallone prolungato, l'azione tutto sommato è stata simile a quella del primo gol, solo che qua Lulic davvero si è inventato da posizione decentrata un tiro al volo di destro che è andato a insaccarsi sul palo più lontano senza consentire a Szczęsny di effettuare la parata, l'azione sulla destra di Lazzari, il cross al centro, il tentativo di colpo di testa di Immobile, arriva Lulic dall'altra parte, si coordina, piatto destro e palla che si insacca, e dunque al minuto 27 la Lazio si riporta in avvantaggio, gol di Lulic, Juventus 1 Lazio 2, questa è la situazione che sta maturando a Riyadh quando siamo al 28esimo della ripresa e la Lazio dunque si riporta in avvantaggio. Ma attenzione, Correa, Correa solo, rete, 3-1, ma è fuori gioco come al solito la segnalazione, era entrata in campo tutta la panchina della Lazio, come al solito la segnalazione non per colpa sua, parliamo del guardialine Costanzo, ma per le disposizioni che dicono che viene sbandierato praticamente l'azione conclusa, era partito un metro avanti, Correa aveva battuto sull'uscita Szczęsny, aveva segnato, poi si è alzata la bandierina giustamente perché il fuorigioco seppur di un metro e tra l'altro altissimo visto che eravamo nella linea centrale del campo ci stava, e quindi c'è il calcio di posizione per la Juventus e niente gol per la Lazio che aveva gioito, tutta la panchina era entrata in campo letteralmente per abbracciare Correa. Si resta sul 2-1, Cristiano Ronaldo prova ad andare via sulla sinistra, ancora per Alexandro che va verso il fondo, il cross, la deviazione di testa insidiosa da parte di Dybala trova Stracoscia sulla traiettoria che va a bloccare il pallone, questi palloni sono insidiosissimi perché qualora dovesse angolarla di più a quel punto per i portieri è difficilissimo intervenire, perché pensate, Dybala si trovava al limite dell'area piccola, ha deviato di testa, la parata da parte di Stracoscia, colpo di testa della Juventus con pallone di Bonucci che esce al lato di pochissimo e questa volta Stracoscia stava a guardare, può partire con il sinistro, Dybala sulla barriera, chiedono il fallo di mano, l'arbitro dice tutto regolare e quindi battuto sul muro, e adesso c'è l'opportunità di un contropiede per la Lazio, Lazzari è intelligentissimo a non servire Correa che era fuori gioco, serve Caicedo, poi Correa, posizione regolare, esce Szczęsny, entra in campo la panchina della Lazio e adesso pure fallo per la Lazio, praticamente prodezza di Szczęsny che tiene a galla la Juventus, espulso Bentancur per proteste, va anche Bonucci che è il capitano a chiedere spiegazioni, finisce male per la Juventus, espulso Bentancur, evidentemente una parolaccia all'arbitro perché lui non aveva commesso il fallo, ha protestato, Bentancur non vuole proprio uscire dal campo, l'uruguaggio che viene allontanato a spintoni da Bonucci continua a dirne di più all'arbitro, il 93esimo è scaduto e quindi dalla panchina della Lazio dicono che è finita, ma addirittura la Lazio chiuderà con una punizione dal limite, in pratica c'era stato l'intervento di
Szczęsny a salvare su Correa, tutta la panchina della Lazio era entrata letteralmente in campo per esultare e per loro fortuna l'arbitro non se ne è accorto, sicuramente se ne sono accorti i collaboratori. Bentancur peggiora la situazione in quanto va a insultare urlando all'orecchio al quarto uomo Maresca, e quindi peggiora la situazione. Il team manager Fabriz fa una gran fatica, ricordiamo che queste squalifiche si sconteranno in campionato. Inzaghi dice all'arbitro che è finita, ma questa punizione si batterà. Siamo ormai quasi al 94esimo, dunque oltre il 3 minuti di recupero concessi dall'arbitro Calvarese, parte la Lazio, la punizione, palla in rete e finisce così con il gol del 3-1 in un calcio di punizione messo a segno, se non ho visto male, da Cataldi, perché sembrava quasi che non la volessero battere questo calcio di punizione, sembrava quasi non la volessero battere questa punizione, invece poi l'ha battuta e l'ha messa sotto l'incrocio. Si replica il 3-1 dell'Olimpico, si replica il 3-1 dell'Olimpico sul calcio di punizione battuto dalla Lazio, palla che si è insaccata, Lazio 3 Juventus 1 e finisce qui la Supercoppa. Ancora una sconfitta per la Juventus con la Lazio, ne ha perse due in questa stagione, entrambe con la Lazio ed entrambe per 3-1, una all'Olimpico, una qui in Arabia Saudita a Riyadh. Con questa punizione vincente messa a segno dalla Lazio, grande esultanza, confermo, è Cataldi che ha segnato, l'uomo della primavera che era andato in giro in varie squadre, esperienze non positivissime, il Genoa e il Benevento, è entrato al posto di Lucas Leiva al 94esimo, ha segnato il gol del 3-1 finale che regala il primo trofeo della stagione, la Supercoppa italiana e ultimo del decennio alla Lazio, meritatamente 3-1, punizione di Cataldi e gol quindi finale per la Lazio, che si era portata in vantaggio nel primo tempo con Luis Alberto e poi c'era stato il pareggio alla 45esima di Dybala, nella ripresa 27esimo Lulic e poi al 94esimo Cataldi. La Lazio vince la Supercoppa di Lega, premiazione della Supercoppa di Lega che la Lazio vince per la quinta volta, era successo nel 1998, nel 2000, nel 2009, nel 2017, nel 2019, tre volte contro la Juventus, nel 1998 all'allora Stadio delle Alpi, nel 2017 all'Olimpico di Roma e adesso qui in Arabia Saudita, a Riyadh, dove per la prima volta Riyadh si è giocata la finale di Supercoppa, l'anno scorso era a Jeddah, ce ne sarà ancora un'altra edizione. Vediamo che Lulic, il capitano, abbracciato con il presidente Lotito, sta per ricevere la Coppa e tra l'altro mai come questa volta è stata meritata, perché Lulic ha costruito l'azione del primo gol, quello di Luis Alberto, ha segnato il gol del 2-1. Poi il 3-1 di Cataldi al 94esimo, grandi applausi per Simone Inzaghi, davvero un tecnico che ha fatto miracoli dalla primavera della Lazio, era destinato ad andare ad allenare in B la Salernitana, è stato richiamato e con la Lazio sta facendo davvero tantissimo. C'è anche il presidente Lotito, subito dopo Simone Inzaghi che sta per salire sul palco, la premiazione, prende la medaglia stracoscia, anche i giocatori di riserva, Vavro, poi vediamo Cataldi che ha segnato il gol del 3-1 con una splendida punizione, lui cresciuto nel vivaio della Lazio, Simone Inzaghi, c'è anche Claudio Lotito, raro vedere il presidente che si va a prendere la medaglia, e vediamo che infatti riceve la medaglia dallo sceicco, dal dirigente della federazione, della associazione sportiva qui dell'Arabia Saudita, ed ecco Lulic, l'ultimo, il capitano, fra un po' verrà sollevato la coppa, cerimonia quindi velocissima, rapidissima. Vediamo che Lulic riceve la coppa, riceve anche delle parole di elogio, di approvazione, tutti lì attorno alla coppa si inginocchiano per le foto di rito, sollevata la coppa e i coriandoli e i fuochi d'artificio al King Saudi University Stadium di Riyadh, li sentite anche voi grazie alla collaborazione di Stefano Siani, coriandoli per la Lazio che vince il primo trofeo del 2019, la Supercoppa italiana. E quindi un trofeo già in bacheca, ma non dimentichiamo il cammino della Lazio, 8 vittorie consecutive in campionato che l'hanno portata in situazioni di vertice, insomma Juventus e Inter non faranno corsa da sole perché c'è anche la Lazio pronta a intervenire, si alza la coppa, si festeggia, sarà un dolce ritorno sul volo
che da Riyadh porterà la Lazio nella capitale a Roma. La Lazio alza il trofeo, grande gioia, grande esultanza. Ribadisco il 3-1 finale con i gol nel primo tempo al 16° di Luis Alberto, il pareggio di Dybala al 45°, al 27° segna Lulic, al 94° direttamente su punizione Cataldi. E sentite anche le note dell'inno della Lazio. Lazio, un'aquila nel cielo, è arrivato fino in Arabia Saudita, fino al cielo dell'Arabia Saudita, dove la Lazio, battendo la Juventus, ha conquistato la Supercoppa di Lega. Lazio che vince la Supercoppa italiana. Grazie a tutti da Giuseppe Bisantis, grazie a tutti da Riyadh, grazie a tutti dall'Arabia Saudita.